the start of something new. I'm ready to depart from what make me blue. I'm ready for my heart to let you through. But most of all, I'm ready for the rain to pour down on me. I'm ready for a change to come and set me free. I'm ready for my loss to become victory. But most of all, I'm ready for your love. I'm ready for your love. I'm ready for your love. Si è conclusa anche la prima partita della quinta giornata di campionato, vedeva scontrarsi Real Madrid contro Borussia Dortmund. Partiamo dagli sconfitti con Improta, oggi ti sei riconfermato migliore in campo di tui. Nel primo tempo siete passati anche in vantaggio, cosa è successo poi nella partita e soprattutto si è apparso molto nervoso perché il 70% dei tuoi tiri o andava fuori dallo specchio della porta, ci andavi vicino o addirittura hai preso dei pali. Guarda, ti dico che questa partita è stata, diciamo, come dire, influenzata anche dalle numerose assenze che c'erano oggi. Quindi la maggior parte dei ragazzi erano, tra virgolette, apparati dal momento in cui molti avevano degli impegni e quindi non eravamo al completo. Siamo stati anche sfortunati in alcune occasioni perché, come dicevi tu, alcuni tiri non sono andati a buon fine, potevano essere conclusi meglio, potevamo portarci in vantaggio di due reti e invece non è stato così, quindi un plauso agli avversari che invece si vede che giocano bene, hanno un gioco, differenza nostra che invece dal momento in cui eravamo tra virgolette apparati non abbiamo potuto imporre. Aspirazioni per il futuro, pensi che... Semplicemente migliorarci, creare un gioco, perché non ce l'abbiamo, perché giochiamo tra virgolette a capo in breve, perché alla fine giochiamo a buttare palla avanti. Almeno questa partita così abbiamo dimostrato, quindi crearci un gioco vero e proprio e poi cercare di avere risultati positivi. Grazie Improta, complimenti. Sì. Diciamo la palla al mister del Real Madrid. Mister,
Il cosiddetto Ancelotti del, del Real. Io sono Mister, questi ragazzi oggi hanno dimostrato di essere davvero una grande squadra. Hanno continuato quello che è stato fatto di buono nelle precedenti tre gare, dove hanno conquistato 12 punti. Si dimostrano una delle squadre da battere. Lei cosa pensa di questa compagine, soprattutto se può arrivare fino in fondo in questo torneo? Potrebbero fare di più di quello che in effetti poi danno in mezzo al campo. Dovrebbero solo far girare un po' di più la palla raso terra e non fermarsi in qualche frangente della partita. Sì, è proprio questo quello che abbiamo notato anche noi, però diciamo che la squadra, grazie anche alle buone prestazioni di Barbato, che fa girare bene dei la palla, singoli, sì, dei singoli. Sì, sta comunque conquistando man mano terreno verso la vittoria. Pensa che sì, ce la può fare Barbato a vincere? Potrebbero farcela, non conosco le altre compagini, però posso dire che come il giocatore che prima avete intervistato, che era un ottimo giocatore, un bel calcio, è stato sfortunato in alcune conclusioni, però comunque era uno dei migliori della squadra pesana, non so le loro deficienze quali erano, però comunque è stato così. E poi parlando di Barbato, cosa posso dire? Posso dire solamente che il cervello ce l'ha nei piedi. Il cervello ce l'ha nei piedi, come dicevo un'altra volta. Mister, una parola su Puglisi, che vedo che lei lo incita tanto in mezzo al campo, forse perché a volte perché lo vede un po' statico. Sì, perché è uno che potrebbe dare di più di quello che normalmente dà, però pure lui è uno che il cervello non lo fa funzionare molto. Che potrebbe, anche se per esempio adesso viene da un altro incontro, e quello potrebbe fermarsi e dare la palla di prima, far girare palla e non stancarsi in quel modo. Perché poi in effetti il cervello che stanca, non è il fisico. Mister, un'ultima domanda sul migliore in campo, Ciro Lieto, oggi autore di una splendida doppietta. Allora, purtroppo io conosco questi polli da moltissimo tempo e giocano tutti quanti allo stesso modo. Purtroppo però. Dico purtroppo, perché in effetti anche con Ciro si potrebbe fare molto di più, potrebbe dare molto di più di quello che dà. Però purtroppo poi in mezzo al campo dimostrano qualche cosa in meno rispetto a quello che stanno parlando. Nel complesso comunque è una buona squadra. Nel complesso è un'ottima squadra, non è una buona squadra, è un'ottima squadra. Grazie mister, complimenti.